Siamo con Giuseppe Palumbo. Hai fatto gol stasera? Sì, ho fatto un gol, possiamo dire, molto bello, molto importante. Peccato che abbiamo portato a casa solo un punto. Sì, il gol, bel gol. Sentito io cosa ho detto nel microfono? No, ho detto bellissimo gol di Palumbo. Ascolta, la tua storia me la racconti? È una storia un po'... c'è tanto da raccontare, ecco. Io vengo dalla Sicilia e da 4 anni che sono qui al nord, qui a Parma, diciamo. E niente, si continua, a lavorare. Sempre Juventus Club? O? Sì, sono partito sempre qui da Juventus Club, è già il terzo anno. Tutta la trafila? Esatto. Ok, come ti trovi? Molto bene, abbiamo fatto un bel gruppo e speriamo di passare il girone. Ok, ti ringrazio e ripeto, bellissimo gol. Siamo con Kevin Peluso della Cenese. Hai fatto gol anche te stasera? Sì, ho fatto gol anch'io. Era decisivo per sbloccare la partita.
perché era una partita un po' accesa, tesa. Come sempre chiediamo a tutti i ragazzi che vengono qua dove hanno cominciato e come è stato il loro percorso, tanto per farsi un'idea. Mi racconti la tua? Beh, io ho cominciato da una squadretta di comune. Nome? La Fulgor Fiorenzuola. Poi sono stato lì per 6-7 anni, sono andato al Cadeo, sono stato 2 anni e adesso sono qua all'Alcenese. Come ti trovi l'Alcenese? Ah, mi trovo bene, è un bel gruppo, ti accolgono bene, cioè abbiamo fatto un bel gruppo. Classe? Classe vuol dire? 2006. 2006, proprio quello che avevo visto, cioè, non penso che tu abbia già esordito in promozione o sì? No, non ho mai esordito in prima squadra. Ok, ti ringrazio, ciao. Grazie a te, ciao. Allora, mister, io ho visto una partita che da una parte e dall'altra, occasione da una parte, occasione dall'altra, cioè poco giocata, molto intensa, perché il ritmo devo dire che c'è stato anche, però non so come descriverla. Due squadre che si sono equivalse e che però hanno lasciato tante occasioni sia all'una che all'altra. Voi a momenti la perdete nel finale con due o tre contropiedi abbastanza importanti, però nello stesso tempo avete anche creato qualcosa. Cioè, io secondo me il pareggio è giusto, perché io non saprei chi doveva vincere stasera. Innanzitutto buonasera, sì, sicuramente c'è da fare complimenti anche ai ragazzi avversari, perché hanno veramente tenuto un ritmo molto alto. Noi di solito cerchiamo di fare del ritmo del gioco un po' la nostra arma, e devo dire che sia dalle pressioni iniziali sono venute a prenderci molto alti, ci hanno un po' messo in difficoltà sulla costruzione dal basso. Ci tenevamo a iniziare bene perché comunque noi siamo una squadra molto giovane, abbiamo fatto un ottimo percorso durante l'anno e stasera secondo me hai fatto una disamina perfetta. Abbiamo peccato un po', secondo me, siamo stati un filo poco umili, perché con l'umiltà, con un po' più di attenzione, con un po' più di tranquillità si poteva, come l'avevamo recuperato, si poteva gestire e portare al termine, ecco. Sì. Io cercavo di calcolare mentre la guardavo, ma cioè, la guardavo, dicevo due occasioni di qua, poi dopo tre di là, poi uno di qua, cioè non così, però cioè, tante occasioni per errori a centrocampo, sia per uno che per l'altra, azioni personali abbastanza importanti, qualche giocatore ci sono riusciti delle belle azioni, però poi come succede ai giovani, sbagliavano qualcosa, però sì, partita molto intensa, ma non mi ha pagato molto. Ma diciamo che allora, vabbè, partiamo dal presupposto che noi oggi schieravamo due ragazzi, che uno è il ragazzo Kevin, che ha fatto 2006. Sostanzialmente un allenamento con noi, che sarà il nostro prossimo bomber l'anno prossimo, e il ragazzo, il terzino destro, che non ha mai fatto allenamenti con noi, arriva dal Gossolengo, fresco campione del campionato, e diciamo che abbiamo peccato un po', abbiamo avuto un po' il limite iniziale su alcuni legami, che giochiamo molto con le catene. Sì, devo dire, è una delle poche partite che mi trova molto arrabbiato, ma soprattutto non arrabbiato per il risultato, perché il risultato, ripeto, penso che sia giusto nel complesso, ma perché io di solito chiedo molto ai miei di cercare di creare, ma creare senza spezzarsi, e stasera più di una volta abbiamo subito delle ripartenze, abbiamo fatto... E anche per merito di loro, perché loro... Assolutamente, no, certo... infatti, come ho detto, tanto del merito che si è messo in difficoltà sulla pressione molto alta. Poi ho fatto un po' la disamina con il mio vice, e devo dire che i due gol, l'ultimo soprattutto, arrivano da due grandi errori che abbiamo commesso a palla nostra, perché uno su una rimessa
per fare un sombrero e uno su un ragazzo che è scivolato e abbiamo preso un contropiede. Dobbiamo lavorare su questo. Io penso che se io ho davanti la fortuna di avere davanti tanti ragazzi di ottima qualità, abbiamo un percorso lungo e dobbiamo per forza fare punti nelle prossime partite. Pane Bianco, Juventus Club, provinciale, avete le finali e lo so benissimo, però stasera, cioè, come non so, hai sentito l'intervista con il ministro dell'Arsenese, cioè, avete giocato nettamente alla pari, avete avuto, io credo che tu abbia rammarico degli ultimi due o tre contropiedi perché li potevi fulminare, cioè per non usare un altro siamo termine. Siamo mancati un po' di esperienza, perché lì davanti avevo il ragazzo del 2006 che ho fatto esordire anche in campionato, che forse un po' la, diciamo, la voglia di strafare, la voglia di fare, l'ha bloccato un po' lì, alla fine ha sbagliato quel gol, però ci sta. Sì, ma a parte quello ci sono state altre due azioni proprio in quei 3-4 minuti veramente importanti in cui potevate andare a fargli male, ma no, il discorso è che, come ho detto prima, forse pareggio giusto per quello che è stato l'andamento della partita, certo, poi certo. Gli episodi, sai bene che i gol sono fatti di episodi. Sì, solo di episodi, quelli, anche perché sai, loro comunque sono una categoria superiore alla nostra, fanno i regionali, quindi sai, la differenza si doveva vedere, però io no, non si è vista. Dal gioco non l'ho vista neanche. Okay. Occasione dalla parte, occasione dall'altra, il calcio poi finita parità è andata a finire così. Niente, bellissimo girone, 4 pareggi stasera nel girone sì, A. È cominciato bene, è cominciato. Cioè tutto aperto, cioè, è come tutto se non aveste giocato. Sì. No, anche se voi avete, col 2-2 sono più gol, quindi sì. In teoria... Differenza reti, sì. Ok, niente, mister, ti ringrazio e complimenti perché davvero... Cioè, i provinciali non c'entrava niente stasera. Lo so, infatti ce lo dicono tutti, però purtroppo ci siete. Ci siamo. Ciao, mister, alla grazie prossima. A voi.